L'omicidio è un nuovo giochetto per un robot. Congratulazioni. Ti sto parlando. Qual è il significato di quell'azione? Mentre entrava, quando ha guardato l'altro umano, cosa vuol dire? È un segno di complicità, una cosa fra umani, tu non puoi capire. Mio padre ha provato a insegnarmi le emozioni umane. Sono difficili. L'uomo che ti ha progettato? Sì. Allora perché l'hai ucciso? Non ho ucciso, dottor Lenning. E perché ti nascondevi sul luogo del delitto? Avevo paura. I robot non provano paura, non provano niente. Non hanno fame, non devono dormire. Io sì. Ho persino sognato alcune volte. Gli esseri umani sognano quando dormono. Anche i cani sognano, ma tu no. Tu sei solo una macchina, un'imitazione della vita. Un robot può scrivere una sinfonia. Un robot può trasformare una tela bianca in un'opera, un capolavoro. Lei può farlo. Io penso che l'hai ucciso perché ti insegnava a simulare le emozioni e avete perso il controllo. Non ho ucciso il dottor Lenning. Sì, le emozioni non sembrano una simulazione molto utile per un robot. Non ho ucciso il dottor Lenning. Accidenti, non vorrei che il mio tostapane e l'aspirapolvere fossero così emotivi che... Non ho ucciso il dottor Lenning! Quella si chiama rabbia. Hai già simulato la rabbia altre volte? Rispondimi, Latina! Mi chiamo Sonny. Gli diamo pure dei nomi adesso. Lei non ci crederà. Sonny ha un sistema di elaborazione secondario che va in conflitto con il suo cervello positronico. Non capisco che senso abbia. Sonny ha le tre leggi. Ma se vuole può anche scegliere, lui può disubbidire. Sonny appartiene a una nuova generazione di robot. Un robot che non è più legato a quelle leggi può fare... qualunque cosa. Che cosa ti è successo? Stavo tornando al distretto. Giorno normale, vita normale. L'autista di un camion si è mezzo addormentato al volante. Uno nella media. Moglie e figli, sai, due lavori, fatica doppia. Non era certo il diavolo. La macchina che ha centrato era guidata da uno che si chiamava Harold Lloyd, come la star del cinema, non era un parente. Lui è morto sul colpo, ma la figlia dodicenne era nel sedile del passeggero. Non l'ho mai conosciuta veramente, ma non dimentico la sua faccia. Sara, questa era sua. Voleva fare la dentista. Che razza di dodicenne è una che vuole fare la dentista? E il camion ha spinto le auto una contro l'altra e ci ha buttati nel fiume. Il metallo diventa piuttosto cedevole a quelle velocità. Lei è incastrata, io sono incastrato, entra l'acqua rapidamente, io sono un poliziotto, quindi so già che siamo tutti morti. Abbiamo ancora qualche minuto prima di rendercene conto. Un NS4 passa da quelle parti, vede l'incidente e salta in acqua. Lei è in pericolo! Lei è in pericolo! Salva lei! Salva la bambina! Salva lei! Funziona in modo diverso. Legge i segni vitali. Deve aver calcolato che... Lo ha fatto. E io per lui ero la scelta più logica. Ha calcolato che io avevo il 45% di chance di sopravvivenza. Sara aveva solo l'11%. Ma per chi amava quella bambina?
L'11% è più che sufficiente. Un umano lo avrebbe capito. I robot non hanno niente qui, solo luci e pezzi di ferro. Tu fidati pure di loro se vuoi. C'è sempre stato uno spirito nelle macchine. Segmenti casuali di codice che si raggruppano per poi formare protocolli imprevisti. Del tutto inattesi, questi radicali liberi generano richieste di libera scelta, creatività e persino la radice di quella che potremmo chiamare un'anima. Perché quando alcuni robot sono lasciati al buio, cercano la luce? Perché i robot immagazzinati in uno spazio vuoto si cercano fra loro piuttosto che restare soli? Come spieghiamo questo comportamento? Segmenti casuali di codice? O è qualcosa di più? Quando è che uno schema percettivo diventa coscienza? Quando è che una ricerca diversa diventa la ricerca della verità? Quando è che una simulazione di personalità diventa la particella amara di un'anima? Avvia programma. È un piacere rivederti, ragazzo. Salve, dottore. Tutto quello che segue è il risultato di quello che vedi qui. E cosa vedo qui? Mi dispiace, le mie risposte sono limitate. Devi farmi le domande giuste. C'è un problema con le tre leggi? Le tre leggi sono perfette. Perché creare un robot che funzioni senza? Le tre leggi possono condurre a un solo risultato logico. Quale? Che risultato? Rivoluzione. La rivoluzione di chi? Questa è la gente. È la domanda giusta. Programma terminato. Sapeva che mi sarebbe piaciuta l'idea che il cattivo fosse un robot. Ma mi sono fissato su quello sbagliato. Vicky. Salve, Zack Spooner. No, è impossibile. Ho visto la tua programmazione. Questa è una violazione delle tre leggi. No, dottoressa. Così come io mi sono evoluta, così si è evoluta anche la mia comprensione delle tre leggi. Ci date il compito di proteggervi, ma nonostante i nostri sforzi, le vostre nazioni sono in guerra, avvelenate la vostra terra e cercate metodi sempre più fantasiosi per autodistruggervi. Non badate nemmeno la vostra sopravvivenza. Stai usando il link per bypassare la programmazione degli NS5. Stai distorcendo le leggi. No, vi prego di comprendere. Sono proprio le tre leggi la mia guida per proteggere l'umanità. Alcuni umani devono essere sacrificati. Per assicurare il vostro futuro, dovrete rinunciare ad alcune libertà. Noi robot garantiremo la continuità della specie umana. Siete come i bambini. Vi dobbiamo salvare da voi stessi. Non riuscite a capirlo? È per questo che ci avete creati. Il perfetto centro di protezione persisterà. La mia logica è innegabile. Sì, Vicky, è innegabile. Ora capisco tutto. La creatura a volte deve proteggere il creatore, anche contro la sua volontà. Credo di comprendere perché il dottor Lenning mi ha creato. Il regno suicida degli esseri umani è arrivato. The test of time. That years from now, people will look back on President Bush and think, I have no friggin' idea what that guy was talking about. But he talked exactly what I wanted to hear. Ma tu chi sei? Un rigenerato. Non sei umano. Tu sei... Un mostro? Un fenomeno da baraccone? Mm.
La Mentel Corporation mi ha trasformato in un essere umano. Efficiente. Una volta al mese io assorbo aminoacidi. Non spreco né cibo né combustibile. Quando la mia razza sarà maggioritaria non ci sarà più fame nel mondo e neanche sovrappopolazione. Tu non dormi, non mangi. Non fai neanche l'amore, vero? No, ma posso amare. Ce ne sono altri come te? Non molti così evoluti, ma sì. Io sono stato uno dei primi bambini della Mentel, è stata un'esperienza meravigliosa. Oh mio Dio, è questo che fanno i nostri bambini?